E questa mattina siamo collegati con il professor Shahid Mobin della Pontificia Università Urbaniana di Roma e fondatore dell'Associazione Pakistani Cristiani in Italia. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Io vorrei partire da un attacco anticristiano avvenuto il 16 agosto nel 2023. Vuol raccontarci che cosa è successo? Si tratta essenzialmente di una famiglia cristiana che aveva dato 500.000 rupie, quasi 2.000 euro, per mandare i figli in Europa tramite un agente musulmano. Quando, visto che non avevano un esito positivo, sono andati a richiedere i soldi indietro, lui ha detto: io non vi do niente indietro e vi insegnerò una lezione che vi ricorderete tutta la vita. Giorno dopo, alle 5:30 di mattina, ci fu fatto un annuncio dalla moschea che i cristiani hanno commesso una blasfemia contro il profeta e il Corano, e il quartiere di Jaramala fu attaccato e hanno distrutto e danneggiato gravemente 21 chiese e dato fuoco a 300 case. Ho capito, quindi questo in qualche modo richiama l'attenzione dopo quello che è successo il 16 agosto. Il 21 agosto una delegazione dell'Associazione Pakistani Cristiani in Italia ha incontrato l'ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan presso l'Italia, proprio per protestare giusto contro questo attacco anticristiano. Sì, noi come Associazione Pakistani Cristiani in Italia, una delegazione è andata a parlare con l'ambasciatore del Pakistan presso l'Italia, Javed Ali, insieme anche al nostro assistente ecclesiastico, padre Don Gilbert Shehzad, che è parroco a Firenze, per registrare formalmente diciamo, la nostra protesta contro questo tipo di attacchi. Non è la prima volta, dal 1997 ad oggi sono stati fatti diciamo, 51 attacchi contro le comunità dei cristiani. E la Costituzione del Pakistan, almeno in 25 punti, si contraddice sui diritti dell'essere umano, sulla libertà religiosa, sui diritti del cittadino del Pakistan, che essenzialmente ci discrimina in quanto non di fede islamica. Per esempio, nessun presidente o primo ministro del Pakistan può essere non islamico. E alte cariche dello Stato e del governo, diciamo, non sono accessibili per coloro che non sono musulmani. E in particolare all'ambasciatore volevamo sottolineare, il contributo positivo che hanno le minoranze religiose in Pakistan, sia al momento della fondazione, dando i voti a favore del Pakistan, mentre alcuni musulmani del Punjab non hanno dato il voto. E la regione del Punjab è quella più importante sia nella mappa geografica del Pakistan, sia per il peso politico e culturale per la nazione. Allora l'ambasciatore ci ha accolti, ricevuti con diciamo, molta disponibilità ad ascoltarci, e l'incontro è durato quasi 2 ore. Come il solito, anche con un tè, diciamo, insieme per diciamo, simbolo anche dell'ospitalità che è tipica del Pakistan. Noi, la gente pakistana, siamo brava gente, come dicevo anche qualche giorno prima, a Palazzo Chigi, quando abbiamo fatto un incontro al Palazzo Chigi come Associazione Pakistani Cristiani in Italia per attirare attenzione sulla situazione dei cristiani. Ma l'ambasciatore non può fare altro se non trasmettere il nostro messaggio al governo. Il primo ministro del Pakistan è andato sul posto, e nella storia del Pakistan, dal 97 in particolare, quando hanno cominciato questi attacchi, è il primo gesto, prima volta un primo ministro del Pakistan va sul posto. Ci ricordiamo il ministro cattolico Shahbaz Bhatti, ucciso solo perché difendeva i diritti delle minoranze ed era perché era cristiano, che andava subito sul posto. Per cui devo dire che le visite dei musulmani pakistani che hanno cercato di dare un gesto di solidarietà
tramite il sostegno economico, alcune volte andando di persona e condannando. Abbiamo anche delle foto, professore, abbiamo anche delle foto appunto della solidarietà che è stata espressa dagli altri fratelli pakistani, foto che appunto ha inviato lei, abbiamo tratto anche dalla pagina Facebook. Ecco qui, sono foto che se vuole commentare può farlo tranquillamente. Sì, qua ci sono le suore domenicane che prima dell'esistenza del Pakistan sono presenti sul territorio, che sono andate nell'immediato a provvedere alle prime esigenze delle famiglie povere abbandonate a se stesse e dove il governo ha ritardato. La Chiesa Cattolica è stata la prima realtà istituzionale che subito si è organizzata per provvedere alle esigenze come cibo e tante altre cose. C'era anche nella foto il presidente della conferenza episcopale, arcivescovo Joseph Farshad, che è il mio vescovo, che insieme ad altri vescovi e altre autorità ha raggiunto i poveri e sono arrivati nell'immediato sia gli aiuti dei cristiani pakistani che vivono in altre parti della nazione, ma anche la comunità internazionale si è mossa immediatamente, specialmente aiuto alla Chiesa che soffre e varie altre realtà che sostengono la Chiesa in missione. Molto bene, che cosa possiamo fare noi, professore, nel nostro piccolo per fare sempre luce sulla situazione dei cristiani in Pakistan? Perché se ne parla sempre meno, è come se ci fossimo in qualche modo abituati a questi attacchi. Più che essere abituati, c'è una grande indifferenza nell'Occidente per quello che riguarda cristianesimo e la difesa dei cristiani. Si parla tanto dell'antisemitismo, islamofobia, diritti del musulmano nell'Occidente, diritti dell'accoglienza dello straniero. Però non si vuole parlare dei cristiani a casa loro che sono perseguitati. Per cui prima di tutto i media sono molto importanti. Voglio sottolineare l'importanza della comunità internazionale e dei media internazionali. Io mi ricordo anche del vostro sostegno televisivo e mediatico per il caso di Asia Bibi. Siamo riusciti, anche se dopo 9 anni, a liberare Asia Bibi, che oggi vive ormai anche da nonna in Canada, liberamente, però è stato possibile grazie alla comunità internazionale e grazie ai media. Per cui il ruolo dei media internazionali, il ruolo della comunità internazionale a livello istituzionale, bilaterale e multilaterale è molto importante per parlare della libertà religiosa, delle minoranze religiose, particolarmente dei cristiani in Pakistan. Professore, noi rimaniamo a disposizione per appunto altre notizie, aggiornamenti, per come in qualche modo ha detto lei, fare rimbalzare, dare voce ai cristiani nel mondo e anche appunto alle minoranze. Questo è importante. Grazie al professor Shahid Mobin per essere stato con noi. Speriamo di risentirci presto. Grazie anche per altri aggiornamenti. Grazie. A presto. E allora, di nuovo linea alla regia, ci fermiamo perché tra qualche minuto ci collegheremo con il professor Gianni Valente per aprire un ampio spazio dedicato alla visita apostolica, al viaggio apostolico di Papa Francesco in Mongolia.